Questa è la Valmalenco, valle alpina di rara bellezza. Terra di gente semplice, contadini e pastori, di alpinisti e di grandi guide di montagna. Ma anche terra di minerali e pietre, tante, diverse, pregiate, estratte da sempre dai valligiani, che traggono così dalla montagna il loro mezzo di sostentamento, ieri come oggi. Quella della lavorazione della pietra ollare è una delle tradizioni estrattive più antiche. Con questa pietra si producevano infatti i celebri laveggi, quelle pentole e contenitori dalle straordinarie proprietà termiche che i Malenchi commerciavano fuori dalla valle sin dalle epoche più remote e che ancora oggi vengono utilizzati nei migliori ristoranti e nella cucina locale per la cottura dei cibi tradizionali. Oggi vi porto a far vedere le vecchie cave dell'estrazione della pietra ollare. Le vecchie cave è il tornio tradizionale che tengo in piedi dei 50 torni che c'erano esistiti nel comune, 50 torni tradizionali, e ancora uno funzionante. Ecco, qui stiamo entrando in una miniera più antica, per quanto conosco io, della Valmalenco, perché siamo sul cappellaccio della vena della pietra ollare, ecco la parte alta, ecco perché la sua composizione è proprio come un fungo, viene su e si estende in cima. Qua l'estrazione fino agli anni 60, 1960, veniva fatto tutto in questo modo qua. Ecco, nel periodo invernale, quando le cave erano ben asciutte, non infiltrava acqua per il gelo, stava qui una giornata intera per tirare fuori il chapung. Ecco, tutto a forma tronco-conica, già pronta per poi portare nel laboratorio di torni alimentati ad acqua per fare il lavecce. Ecco. Questo strumento qua è chiamato zish e lo usavano già nel Medioevo anche per l'estrazione del sale, salgemma e del tufo. Il ricavo era dato sia metà chi estraeva la pietra, l'altra metà chi torniva la pietra. Ecco, vuol dire che un blocco di pietra estratto in un giorno, un'altra giornata ci voleva per tornirla. Dalla cava il chapung veniva portato a spalla qua al tornio, portato qua viene informato, ecco, con la forma, un pezzo di legno per poterlo inserire nel tornio. Ecco, viene incollato, viene inserito nel mandrino del tornio, che è un mandrino fisso, ecco, per poterlo girare. Ecco, adesso avvio il tornio, ecco, clicco e avvio. Ecco, vi faccio vedere. Fatta la parte in verticale, ecco, con un altro tipo di attrezzo, utensile, chiamato sudung, che deriva da sudare proprio, perché questa parte qua è la parte più delicata della tornitura. Ecco, ecco, inserito in un manico, la forma chiamato shushepi, che vuol dire succhiare, estrarre un pezzo di pietra da un'altra. Ecco, vai giù in questo modo qua, ecco, vai giù in questo modo qua e gira in questo modo qua per tagliare la parte in orizzontale, per poter estrarre il blocco interno per fare un'altra pentola. Così via, partendo dalla grande, sempre più piccola, si fa anche una serie di 5, 6, 7, fino a 8 pentole. A Tuso cucina soprattutto, no, pentola per cucinare, ma anche contenitori per la conservazione di cibi, perché la pietra ollare è di alta potenzialità termica. Questo è l'unico che tengo in piedi io gelosamente per la mia passione, l'unico rimasto dei 50 torni esistiti nel comune di Chiesa. Dunque vuol dire che dalla mole di torni erano almeno 40 famiglie che lavoravano questa pietra.
vedere proprio andar via nel niente una valle che è ricca di minerali di qualsiasi tipo, perché è fra le più ricche dell'arco, non solo dell'arco alpino italiano, ma d'Europa. Ecco, eravamo una cultura, anzi siamo proprio estratti dalla pietra noi, ma in generale, non solo io, dalla pietra, e abbiamo abbandonato tutte queste cose qua. Mi viene un po' il magone, ecco, per essere sincero. L'antica arte dei laveggiai è ancora viva in Valmalenco. Anche se con una produzione molto limitata, la lavorazione della pietra ollare si caratterizza con espressioni artigianali e artistiche altamente qualitative. A chi volesse mettersi in gioco e sperimentare, la pietra verde e grigia della Valmalenco offre ancora spazi per comunicare capacità e talento. Un mestiere che si può ancora imparare prima che vada del tutto perduto.